fare. Rappresentanti sindacali di CGIL e CISL e UIL a Napoli sabato per partecipare alla manifestazione indetta per alzare la voce contro le politiche economiche e sociali del governo Meloni. Dall'Abruzzo sono partiti 60 pullman, altre persone sono andate con le proprie auto. Lavoro e diritti negati al centro di una giornata che ha visto protagonisti i braccianti del fucino, i precari, i metalmeccanici, i disoccupati e chi a fine mese fatica ad arrivare. Aumento dei salari, stop al lavoro precario, tra i principali temi su cui si è soffermato il segretario della CGIL Maurizio Landini che tra la folla chiede un cambio di rotta. In sostanza per i sindacati le politiche economiche e sociali in atto vanno nella direzione contraria a ciò di cui ha bisogno il Paese. In piazza anche i percettori del reddito di cittadinanza, famiglie che per via del decreto Meloni perderanno il sussidio a partire d'agosto. E poi ancora i precari, gli intermittenti e i part-time, chi percepisce salari molto bassi. CGIL e UIL più duri, la CISL vuole tentare un dialogo, un confronto per garantire investimenti in sanità, edilizia e infrastrutture. Le mobilitazioni proseguiranno.